Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro e oggi leggeremo una storia. Alice nel paese delle meraviglie. Ora prendiamo la sua figura e la appoggiamo sull'audio. Alice nel paese delle meraviglie. C'era una volta una ragazza di nome Alice. Un pomeriggio stava leggendo vicino al fiume, accanto a sua sorella, ed era molto arrabbiata perché il libro non aveva disegni. All'improvviso, un coniglio bianco vestito con un panciotto passò davanti a entrambe, guardando molto preoccupato l'orologio. «Sono in ritardo!» si lamentava. Scattò e si infilò in una tana. Alice non poté evitare di rincorrerlo. Alice entrò nella tana del coniglio e iniziò a cadere lungo un tunnel. Continuò a cadere finché non raggiunse un passaggio dove trovò di nuovo il coniglio bianco. «Sono in ritardo!» insisteva il coniglio bianco e Alice decise di seguirlo. La ragazza continuò a percorrere tunnel sempre più stretti. Riuscì a entrarci grazie a una pozione che la fece rimpicciolire fino a diventare non più alta di 25 centimetri. Durante il viaggio, Alice mangiò un pasticcino magico e cominciò a crescere tanto fino a misurare 2 metri. Sconsolata, iniziò a piangere. Dopo essersi sfogata, Alice proseguì per la sua strada, che la riportò al coniglio bianco. «Sono in ritardo! Se la faccio aspettare, la duchessa non mi perdonerà mai!» si lamentava il coniglio bianco guardando l'orologio. «Scusami», Alice cominciò a dire. Molto spaventato, il coniglio bianco corse via, facendo cadere il ventaglio che aveva con sé. Accaldata, Alice lo raccolse e cominciò a sventolarsi. Così facendo, ricominciò a rimpicciolirsi. Continuò a camminare e arrivò in un bosco dove trovò un bruco blu che fumava una pipa, seduto su un enorme fungo. Il bruco rivelò che il fungo dove sedeva era magico e che se Alice avesse mangiato da uno dei suoi 2 estremi sarebbe potuta crescere o diventare ancora più piccola. Così decise di fare Alice. Mangiò da entrambe le parti fino a quando non raggiunse la sua altezza normale. Poi giunse a una casa nel bosco. Attraversò la porta e andò in cucina, dove trovò un cuoco che preparava una zuppa, il gatto sorridente e la duchessa con un bambino. «Perché il tuo gatto sorride?» chiese Alice. «Sorride perché è un gatto del Cheshire», rispose la duchessa. Alice non riusciva a capire niente e decise di andarsene. Fortunatamente, poco dopo, incontrò di nuovo il gatto sorridente, che le indicò la direzione da seguire per tornare a casa. Poi scomparve poco a poco, fino a quando non fu visibile solo il suo sorriso. Piano piano Alice arrivò in un giardino, dove 2 nuove creature bevevano il tè. Erano la lepre Marzolina e il cappellaio Matto, che litigavano davanti a un ghiro dormiente. Alice chiese aiuto per tornare a casa, ma nessuno le rispose. Irritata, fuggì di nuovo nel bosco, dove trovò un albero con una corda. Arrivò in un bellissimo giardino e in lontananza vide avvicinarsi la sfilata reale guidata dalla regina di cuori, che sembrava molto arrabbiata. «Tagliategli la testa!» urlava contro tutti quelli che la seccavano. Alice si presentò e per non infastidirla ancora di più accettò di giocare a croquet con lei. Giocarono con piccoli ricci al posto delle palle e fenicotteri al posto delle mazze. Più tardi, Alice si ritrovò a partecipare a uno strano processo contro il fante di cuori. La regina di cuori l'accusava di aver mangiato delle torte che non erano sue e voleva tagliargli la testa. Durante il processo, Alice cambiò di nuovo la sua statura e cominciò a crescere senza fermarsi. La regina di cuori era così arrabbiata che voleva tagliare la testa anche a lei. All'improvviso Alice si svegliò. Era stato tutto un sogno.
Raccontò a sua sorella tutta l'avventura e lo fece con così tanti dettagli che quando sua sorella si addormentò, iniziò a sognare la stessa cosa. Erano tutti lì, il coniglio bianco, la duchessa, la regina di cuori e il gatto sorridente. E se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale Giocattoli Diario. Ciao, un bacione da Alessandro Tanzi.